1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del martedì con il Turbo Star di Ralph Garage. Hi everyone, welcome to our week rendezvous with the Ralph Garage and Euro Truck Simulator 2. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec le Turbo Star de Ralph Garage, oui, avec Truck Simulator 2. Un saluto a tutti e benvenuti a questa diretta Rumar 3, la prima diretta della settimana. E benvenuti, ovviamente, in da a diretta con Turbo Star di Ralph Garage. Allora, oggi andremo avanti con la sfida Disegniamo l'Europa. Questa idea mi è venuta guardando il video di un youtuber bravissimo che si chiama Nazario Nesta e ho preso spunto dalla sua sfida. Lui ha girato a piedi la penisola italiana ed io invece con il Turbo Star di Ralph Garage lo farò. Io girerò il confine europeo, ciò in, ovviamente le strade che lo permetteranno di poter disegnare il perimetro. Per chi sta guardando in questo momento il video in live qui su Twitch, in replica su Twitch oppure la registrazione su YouTube che è disponibile il giovedì a mezzogiorno, troverete tutti i link nella descrizione del video, che sono il link di Nazario Nesta, poi il link per acquistare Euro Truck Simulator 2 o altri giochi scontati multipiattaforme, quindi andiamo uno sconto fino al 70% e poi mi link dei miei canali social. So today we will go on with our challenge drawing the Europe border. I will remember you that I was inspired by Nazario Nesta. Is a very good YouTuber that he have done his challenge running around Italy by foot and walking by it's
in foot and I will try to do the same using the Rough Garage Turbostar. If you are interested to buy Euro Truck Simulator 2 or other games with a lowered price up to less 70%, you will find in the video description, if you are watching this video and reply here on Twitch, or if you are watching this video on YouTube, you will find it on Thursday at 12 p.m. You will find a few links that that are the Nazario Nesta YouTube channel, the link where you can buy the game and other things with lower price, and you will find my social media channels links. And now I will talk to my French friends. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Euro Truck Simulator 2, notre rendez-vous du mardi avec le Turbostar de Raf Garage. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi. Dessinons le périmètre du continent européen. Je vais vous rappeler, je vais vous dire que j'ai été inspiré par un défi qui a fait un très grand youtubeur qui s'appelle Nazario Nesta. Il a tourné, il a parcouru le périmètre de l'Italie à pied, et je vais essayer de faire à peu près la même chose, mais je vais parcourir le périmètre du continent européen avec le Turbostar de Rough Garage. Vous allez trouver tous les liens dans la description du vidéo. Donc vous allez trouver le lien pour visiter le canal YouTube de Nazario Nesta. Je vais vous laisser aussi les liens pour acheter Euro Truck Simulator à prix réduit jusqu'à 70% prix. Puis vous allez trouver les liens pour acheter pour suivre mes canaux social media, et enfin vous allez trouver les liens pour télécharger gratuitement la mode de Rough Garage, donc le site internet de Rough Garage. Puis vous allez trouver aussi le lien pour visiter la page Facebook de Rough Garage. Ovviamente dimenticavo che troverete nella descrizione del video, oltre al oltre ai link che vi ho elencati prima, troverete anche il link per scaricare la mod del Turbostar di Rough Garage gratuitamente. Gratuita, ecco. I was forgetting that you will find as well in the video description the link where you can download for free the mod of Rough Garage. And you will find as well a link, the link of Rough Garage Facebook page. Allora, voglio prima che mi scordo, da descrizione del video trovata. Allora, la sfida che sto facendo ovviamente è già via di spunto
lo youtuber bravo, caso chiama Nazario Onesta, is ha percorso l'Italia, se l'ha fatta per, se l'ha percorso a per, e quello che sto cercando di fare io è fare una cosa più o meno con Mace, solo che io ha già Voliamo a cercato sinistra. di girare l'Europa con Turbo Star, e quindi mi raccomando, seguite un canale Preparati a YouTube voltare di la Nazario schiena. Onesta. Poi se siete interessata a cattare Preparare a destra. Euro Truck Simulator 2 oppure Adio che scontate PlayStation multipiattaforma, quindi non solo per computer ma pure per PlayStation, Xbox, eccetera eccetera, dalla descrizione del video, oltre un link in Nazario Onesta, il canale YouTube, trovate pure sto link che avevo potuto accattare io che ho scontato fino a un 70%, ci trovate tutte cose, pure i software, i programmi. Poi ovviamente vi lascio pure nella descrizione, lascio i link per visitare un sito internet di Raf Garage, ero potete scaricare a mod e poi potete pure accattare in mod a pagamento. In mod ovviamente non so solamente Turbo Star, ma sto Turbo Star che i vari rimorchi, quindi ne vale la pena. E poi lascio pure nella descrizione, lascio pure i canali social media mi che si volete fare, insomma, se mi facesse piacere se voi i facessero, diciamo, i visitassi. Vabbè, detto questo, penso che oggi c'è tutto cosa e mo iammannanz. Ok, e direi che possiamo anche mettere un po' il sottofondo musicale, anzi quasi quasi alzare un po', perfetto, e vediamo come va il volume così, eventualmente poi lo riabbasso. Allora poi ovviamente il video, non so se l'ho detto prima, in replica lo troverete su YouTube, sarà disponibile da giovedì a mezzogiorno. I don't know if I forgot to remember you that you will watch this video on YouTube on Thursday at 12 p.m. local time. Je sais pas si je vous ai dit que vous pouvez regarder cette vidéo sur mon canal YouTube le jeudi à midi. Voilà. Et bon, andiamo avanti. Aspetta, però io qua mi sono scordato una cosa. Io mi sono scordato di fare una cosa. Vediamo un po', Oslo. Ok, perfetto. Buon viaggio. Mi ero dimenticato di andare a modificare l'itinerario, e io come sempre vi do il benvenuto, mi presento, io mi chiamo Fabrizio, ma qui su Twitch sono conosciuto anche con il nomignolo di Dablo, come mi chiama l'amico Fernbus, o DB come mi chiama il gran maestro di farming Jason Farm. Ciò a cui state assistendo in questo momento non è un semplice gameplay, ma
ma è la creazione e invenzione di un nuovo format chiamato soft gaming, il cui scopo praticamente è quello di rilassare. E un ringraziamento anche a voi che in questo momento state guardando il video in replica sul canale Twitch. Grazie ancora, mi auguro che possa essere di vostro gradimento sia questo video ma la programmazione in generale del canale. Lo scopo, dicevo, di questo soft gaming è quello di rilassare lo spettatore e quindi sarà una cosa un po' particolare e mi auguro che questo nuovo format possa essere di vostro gradimento. Hi everyone, welcome to the stream, welcome to the live stream. Thank you for making me in company. I hope I will do the same with you if you are watching this video replay here on Twitch, or if you are watching this video on YouTube. What are you watching in this moment? Is not conventional way to do gameplay, but it's an experimental new format that I am trying to invent that is called soft gaming. What's the soft gaming? It's a new kind of doing gameplay, and the main goal is to let the viewers feel relaxed. So if you are enjoy, please stay tuned, and I hope you will enjoy all the programmation of the week. Thank you so much. My name is Fabrizio. I was forgetting to present myself. I'm sorry. My name is Fabrizio. And here on Twitch I am known as Dablo, as my friend Fernbus call me, or DB as my friend Jason Farm call me. And now let's talk to my French friends. Salut à tous, bienvenue à cette direct. Merci pour la compagnie. J'espère que je vais faire la même chose pour vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur ma chaîne, mon canal Twitch, ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo enregistrée sur mon canal YouTube. Je m'appelle Fabrizio. Je suis connu dans la communauté de Twitch comme Dablo, c'est qu'on m'appelle mon ami Fernbus08 ou DB, comme m'appelle mon ami Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un comment gameplay, mais c'est l'invention d'un nouveau format. L'expérimentation d'un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de produit digital, c'est de faire relaxer. Le but de ce genre de vidéo, c'est de faire relaxer ceux qui regardent la vidéo. J'espère que vous allez bien agréer. Et si vous aimez ce genre de
vidéo, s'il vous plaît, restez sur, sur le canal. Voilà. Et maintenant, je vais parler dans la langue napolitaine. Un saluto a tutti quanti. Io mi chiamo Fabrizio. Ma qua, coppa Twitch, mi conoscono pure con contronome i Dablo, come mi chiama l'amico Fernbus08, oppure DB, come mi chiama l'amico Jason Farm. E quello che state guardando da questo momento non è un semplice gameplay, diciamo, non è un semplice video, era uno yoga e basta, ma è sperimentazione in un nuovo format che sto cercando di inventare, che si chiama Soft Gaming, e spero che vi piace, insomma, perché lo scopo di questo tipo di video è che, insomma, che pure voi rilassate, e spero che vi piace. E ringrazio ancora una volta a voi che state guardando questo video. E se non siete registrati a Twitch, vi invito a registrare e a seguire il canale se i video mi piacciono. I want to say thank you if you are not you are watching this live streaming or this replay. And you are not registered here on Twitch. If you want, you can register a new account and you will follow my channel. I will be very happy for this. Thank you so much. E come sempre, io ringrazio voi che state guardando questo video in diretta o in replica qui su Twitch, in particolar modo a voi che non avete un account registrato qui su Twitch. Se questo modo di fare gameplay è di vostro gradimento, allora magari ecco, registratevi che è gratis e seguite il canale così in modo tale da farmi sapere che il soft gaming vi piace. Babbo, detto questo, andiamo avanti. Ralph Garage, un nome e una garanzia. Finalmente abbiamo iniziato la nostra settimana con il Turbo Star, mitico Turbo Star di Ralph Garage. Mi raccomando, se questa mod vi piace ed è fatta veramente bene, andate sul sito internet di Ralph Garage, provate. Troverete tante mod base, cioè mod gratuite, ma troverete anche alcune mod a pagamento. E posso dirvi che sostenere i modder anche a livello economico ne vale la pena. Quindi il mio consiglio sarebbe quello di magari farci un pensierino ad acquistare le mod, perché ne vale veramente la pena e sosterrete un gran team di modder per quanto riguarda Eurotruck, e parliamo di modder italiani. Doppia striscia qua, guarda questo, ma io non li capisco questo, boh. Devo superarlo qua.
Ok, allora ci siamo. Oslo. Prepararsi a voltare a destra. E noi giriamo a destra. Ovviamente stiamo portando, questa volta ci hanno commissionato non più il solito mitico elicottero, ma quest'oggi ci hanno affidato il trasporto di uno yacht. Eh sì, tutto andrà secondo i piani. Dovremo guadagnare la bellezza di 178.000 euro, quasi 179.000 euro. So, today we are transporting a yacht, not the usual helicopter. So we will earn at least 178,000 euros with this transport, special transport. So we will do our best. Aujourd'hui, notre client nous a ils nous ont donné ils nous feront transporter un yacht. Nous allons pas transporter l'hélicoptère pour aujourd'hui et notre client nous attend et donc on doit essayer de faire un transport propre sans accident parce que on va gagner 178 000 euros. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester concentré. E oggi ci hanno affidato un trasporto in un yacht. Non è più un elicottero, ma cagnato un poco. Infatti, amma una zona di mare. E amma cercare di stare. Fare attenzione perché si portiamo a termine questo viaggio senza fare danni. Guadagniamo quasi 179.000 euro e sto assurdo perché amava i stipendi e amava sistema gli stipendi i collaboratori e quindi trimmi spesa sistema. E quindi Raff Garage ovviamente un numero uno. Sì, mi raccomando, passate anche un po' di internet in Raff Garage. Ci stanno pure certi mod a pagamento. E la mano a mano questi modder sostenevano poco un lavoro, grande lavoro che hanno fatto. E mo' andiamo. Ma allora siamo a buon punto, dai. Sta quasi per terminare la strada qua. A doppio senso di circolazione. La curva, ok. Noi andiamo avanti come sempre.
Dai, che tra poco finisce la strada a doppio senso di circolazione ad una carreggiata e riprenderemo poi a viaggiare su strade un po' più scorrevoli. E inizia pure a piovere. It's raining again. E noi continuiamo il nostro viaggio. Oslo sempre dritto, ok, però beh, abbiamo consumato un quarto di serbatoi. Andiamo più avanti tanto su autostrada. I distributori di benzina ci sono, le stazioni di carburante, quindi andiamo avanti. Quella Giampi, carissimo, come stai? Ben ritornato in live. Qua stiamo viaggiando con il mitico Turbo Star. Graf Garage. E abbiamo beccato anche un po' di pioggia. Alla grandissima, caro Giampi. Abbiamo iniziato la settimana belli carichi qua con il Turbo Star. E questo è un appuntamento che mi piace particolarmente per iniziare la settimana. È un po' come quando gli sportivi prima di scendere in pista o in campo si caricano e io mi carico, tra virgolette, per quanto riguarda le live, lo faccio con il Turbo Star. L'appuntamento che sancisce l'inizio di un'altra settimana di stream. E ovviamente la settimana inizia con l'Iveco Turbo Star di Ralph Garage, che è una gran bella mod. E oggi mi giro un po' l'Europa. Ah, ottimo! Che gioco stai portando sulla Wii? Ah, Mario Kart, è bello, bellissimo. È un gioco, diciamo così, classico, ma è sempre molto bello. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Andiamo, mi schiantavo. Uscire adesso. Ok. Mario Kart, la Wii, bella console. È fatta bene, mi ricorda molto una vecchissima console della Sega, ma ti parlo di una console degli anni 90, che c'ho veramente, mio cugino ce l'aveva e spesso ci siamo divertiti un mucchio. Mario Kart, bello. Comunque, se sei interessato eventualmente a trovare qualche altro gioco per la Wii, se digiti il comando gioco, la parola gioco, il bot ti manda un link dove
C'è un sito internet che vende giochi multipiattaforma a prezzi scontati e magari puoi dare un'occhiatina. Mario Kart, in molti ci giocano. Prova senza il punto esclamativo perché non so, a volte non lo prende il comando questo qua. Basta digitare gioco. Uscite il bot, quello ogni tanto non sempre prende il comando col punto esclamativo. Tu hai mai giocato a Farming Jumpy? Farming 19, non so se l'hai mai visto. Che mi pare che è per console pure. Non sono esperto su queste cose qua, non ne capisco proprio niente. Io più o meno sul computer so i pezzi, queste cose qua, ma sulle console da gioco sono proprio all'asciutto. Bella console comunque la Wii. Ed è anche molto diffusa. La Wii. Purtroppo non posso esserti d'aiuto, però magari devi provare a vedere se ci sono forum di cui ne parlano e ovviamente devi vedere sempre, diciamo così, se questa modifica è legale, perché poi è importante fare tutto nella massima legalità, che è una cosa molto ma molto importante. Anzi, come dice un mio carissimo amico, importantissima, grande amico siciliano, il mitico Mimmo che saluto, grande Mimmo. L'importante è che diciamo che non ti Caparezza rovina. 984 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Willa Caparezza, grazie mille per il follow, benvenuto nel canale. E allora dal tuo nickname mi verrebbe da fare un piccolo jingle. Sono fuori dal tunnel nel divertimento. Benvenuto carissimo Caparezza 0984, qui con noi in questo momento in chat c'è anche l'amico Erjumpy. Benvenuto in live, caro Caparezza. Benvenuto nel canale. E grazie per aver scelto di seguire questo piccolo canale. Onore e piacere mio. Ah, limite 100 km orari, ok. Eccoci qua, ci siamo messi
qua a sinistra, ma io devo mettermi a destra. Ma appena le macchine qua avanti mi fanno un po' di spazio, io faccio la mia manovra di rientro dal sorpasso. Sorpasso, sempre dritto, come dice il mitico amico 9 gire 0, che saluto, carissimo Gire. E saluto anche gli amici Fernobus 08, la zappa storta, Arvid underscore 80, mi sa che mi sto scordando qualcun altro. E comunque, se andate nella home, nelle informazioni del canale, trovate i miei canali, i canali consigliati. Ovviamente ce ne sono tanti altri di canali amici. Cercherò pian piano di inserirli tutti. Mi sa che abbiamo varcato la frontiera, mi sa, eh? Svezia. Ah no, questo è il casello. Guarda come corrono. Ma io voglio farvi vedere com'è bello sto Turbo Star di Ralph Garage. Mettiamolo così, la visuale. Ehi, troppo scattoso però. Sentite il sound, com'è bello. Solo 19 euro ho pagato. Jumpy, ma hai capito? 19 euro. Economico. Sulle autostrade italiane qui su Eurotrack 19 euro faccio, penso, qualche chilometro, un centinaio di chilometri più o meno. E grazie ancora a tutti per la compagnia, vi do il benvenuto nel canale. Io mi chiamo Fabrizio. Sono conosciuto sulla community, qui nella community di Tenersi a Twitch, destra e poi uscire a destra. come Dablo, così mi chiama l'amico Uscire a destra. Fernbus08, o DB, come mi chiama l'amico Jason Farm. Ciò a cui state assistendo in questo momento non è il solito gameplay, non è il gioco standard, ma è l'invenzione di un nuovo format che si chiama soft gaming, il quale intendo è quello di far compagnia lo spettatore, ma allo stesso tempo rilassarlo. Mi auguro che questo tipo di format possa col tempo divenire di vostro gradimento e quindi vedervi ancora qui. Ovviamente ringrazio anche voi che state guardando questo video in replica su Twitch o su YouTube. Il video è disponibile su YouTube il giovedì a mezzogiorno. Mi auguro di farvi un'ottima compagnia a voi che guardate questo video in replica. So thank you so much for being here in live streaming, or I hope that you are making me feeling me in very good company. I hope I will do the same for you. I hope that I will do for you a great company. If you are watching this video on replay here on Twitch or on YouTube, my name is Fabrizio, also known here as Dablo, as my friend Fernbus call me, or DB as my friend.
Jason Farm Call Me. And now I will translate or try to translate this in French language. Salut à tous et bienvenue dans le canal, merci. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu ici dans la communauté de Twitch comme Dablo, c'est comme m'appelle mon ami Fermus08 ou Dibi, comment m'appelle mon ami Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un normal gameplay, mais c'est un nouveau format, expérimentation, qui s'appelle Soft Gaming. C'est un format que je suis en train d'inventer. Et le but de ce genre de direct, c'est de faire de la bonne compagnie dans la vidéo et en même temps relaxer ceux qui regardent la direct ou la vidéo en réplique sur Twitch ou sur la chaîne YouTube que vous pouvez regarder le jeudi à midi. Un saluto a tutti quanti e grazie ancora per la compagnia che mi state facendo. E un ringraziamento soprattutto a voi che state guardando questo video. In replica in coppa Twitch oppure state guardando in coppa YouTube o già ore e mezz'ora. Io mi chiamo Fabrizio e da comunità che in coppa Twitch mi conoscono come Dablo, come mi chiama l'amico Fernabus, oppure DB, come mi chiama l'amico Jason Farm. Quello che voi in questo momento state guardando non è un semplice modo di portare uno yoga, ma è un formato sperimentale, è un nuovo modo di creare video che si chiama Soft Gaming. È una cosa che sto inventando io. E o soft gaming, e lo scopo del soft gaming è che li fa compagnia in danno e poi li fa pure rilassare, e quindi senza si senti rilassato quando uno guarda un video oppure si guarda una diretta. Spero che vi piace, magari mi passate a fare compagnia da diretto oppure mi scrivete un messaggio, una cosa, o se vi piace un modo di fare un stream, insomma lasciate un bello follow canale che è gratis, grazie assai. Ovviamente in questo canale la live è multilingua, italiano, inglese, francese e lingua napoletana. Ci proviamo. So in this channel the live stream are in multi-language that are Italian, trying to speak English, French and Neapolitan. The canal produisent des vidéos et des directs en multilanguages, langues que sont l'italien, l'anglais, le français et le napolitain. J'espère que vous allez agréer ce genre de direct, de vidéo, et si ça va vous plaire, s'il vous plaît, suivez le canal, merci beaucoup, et voilà. Già BG6, e comunque grazie per la compagnia che mi state facendo. Thank you so much for company.
Merci beaucoup pour votre compagnie. Grazie assai, ma assai, assai, assai per la compagnia che mi ha fatto. E grazie a tutti quanti. Thank you everyone. Merci a tous, 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 tous. Grazie a tutti, 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 dal primo all'ultimo. Aia! Ai ai ai! I primi 1100 euro. Mamma mia! Ai ai ai! Ah, vabbè, quelli poi, non ti preoccupare, quelle a volte ci sono giochi un po' più datati, vabbè. Magari se in futuro vuoi cercare qualche altra cosa, che magari, che ne so, da console passi a PC o cambi tipo di console, insomma, puoi dare sempre un'occhiatina qua. Io qui oramai ci compro praticamente tutti i giochi. È multipiattaforma e supporta anche diversi come dire erogatori di servizi digitali, quindi Steam e queste cose qua. Scusate un attimo, sorry, I have to drink. Excusez-moi, je dois boire un peu. Scusate, ma faccio un attimo una sorsetta. Con permesso. Sì, per PC, per console, diciamo un po' più grosso, però sì, diciamo che è un po' più specializzato per PC. Poi per esempio per PlayStation ti offre il, come si chiama, quell'abbonamento annuale che ti permette di giocare multiplayer là, e io l'ho proprio su questo sito. Il primo acquisto che ho fatto è stato proprio quello lì di acquistare il, ora non mi ricordo come si chiama quella cosa, comunque col fatto che con la PlayStation fai l'acquisto, esatto, bravo, e l'ho comprato con un prezzo bello scontato. Ho risparmiato, mi pare, o 10 o 15 euro. Oramai li prendo tutti quanti da là i giochi. Infatti ho preordinato anche Farming, tra l'altro, Farming 22. E quindi il 22 novembre mi arriva la mail con l'avviso del rilascio della key. O meglio della chiave digitale. Quella poi sul sito internet ti spiega anche come attivare il gioco nelle istruzioni. Rulottina, Stella, mi raccomando, rulottina. Vai, 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 corri, 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 corri. Vai, 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 vai. Oppla, e qua mo ci fanno la multina. Giambi, ma tu hai capito niente? Qua da 100 km orari a 70. E poi se superi la velocità ti fregano. Ma già mi hanno fregato prima, perché mi sono distratto per 5, che mi pare 5 km orari. Forse qualcosina in più, mi hanno scalato 1100 euro. E mo qua, dopo devo andare.
Devo andare subito subito a recuperare 170.000 euro di merce da trasportare. E il guadagno. L'ideale sarebbe sempre evitare di prendere multe. Allora, qua sempre dritto. Ok. Giambi, guarda. Devo vedere, io prima di consigliarti questo sito l'ho testato io, quindi dovrei fare un giro, però dovrei anche fare un acquisto sui siti prima, più di un acquisto, prima di poterti dire: guarda Giambi, questo qua è affidabile. Perché io mo su, per esempio, su Insta Gaming ci ho comprato 7 giochi, fra cui vabbè, anche delle DLC, e quindi è per questo che mi sento di consigliartelo. Dovrei vedere un pochettino se ce ne sono altri, ho detto, però preferisco sempre testarli, perché GameStop mi pare che rilasciava le versioni digitali, però non so come funziona su GameStop, perché io da loro ho comprato sempre al negozio fisico, che avevo un carissimo amico che lavorava da GameStop, e quindi andavo da lui ad acquistare i giochi su CD. Però fai una cosa, scrivimi il gioco che ti interessa, poi magari do un'occhiatina per vedere se si riesce a trovare a un buon prezzo. Così però non ti consiglio finché non sono il primo ad acquistare, insomma, pure perché ci metto la faccia, e quindi non mi va che le persone poi magari si trovino scontenti di un acquisto, che magari un sito non è affidabile, queste cose qua. L'onestà prima di tutto. Mancano 300 chilometri e devo essere sincero, caro e carissimo Giambi, sta trasferta di 1200 chilometri solo un po' all'inizio forse mi è un po', è stato un po' pesante, perché nella parte iniziale del percorso ho fatto stradine piuttosto strette, piene di curve, invece qua poi dopo, una volta che mi metti in autostrada, qua poi il problema non sussiste. So I was talking to my friend Jumpy about this long journey or long trip, 1200 kilometers, and only in the first part the trip has been so tricky, so a little bit harder, maybe because of the streets were so tight, and there were a lot of curves. But now when I reached the motorway, everything's gonna be alright. It's going very, very, very good. Et j'étais en train de parler avec mon ami Jean-Pierre. Je lui disais que j'ai souffert seulement un peu pendant la première partie
de l'itinéraire. Peut-être que là, c'était pour la rue qu'elle n'était pas très large. Et puis, à cause de la rue, qu'elle avait beaucoup, beaucoup de courbes. Voilà. E ovviamente in lingua napoletana stiamo parlando con l'amico Giambi. A proposito di questi 1200 km che abbiamo percorso, e i primi chilometri sono stati un po' seccati perché stavano in strada, erano strette, e poi ci stavano un sacco di curve. Poi invece, man mano che appena sono asciuta, ora rendi stradini in montagna, poi roppo un coppa all'autostrada, si cammina meglio mo. E questa è Giambi, non farci caso, mi diverto anche ogni tanto a parlare in lingua napoletana. Giambi, comunque al raggiungimento dei 1000 punti canale puoi riscattare la chiacchierata in napoletana. Quindi se c'hai 1000 punti puoi anche riscattarli, anche se comunque anche questa volta mi sa che li abbiamo anticipati. Tutto per te, amico mio Giambi. Giambi, tu di dove sei? Mi scrivi soltanto la provincia, così giusto per sapere che magari parlo napoletano. A parte che lo parlo più lentamente, poi non è un napoletano un po', non è quello colorito, oh, quello lì che uno ci aspetta. Ah, ma tu sei un paesano, allora tutto a posto, ah. Bene, bene. Io vivo a nord di Napoli. Tra la provincia di Caserta e la provincia di Napoli. Comunque mi fa piacere che sei un conterraneo. Ah, pure il DAF nuovo, il vecchio Turbostar. Beh, se sei giovane mi sembra anche giusto parlare in italiano, anche se è importante comunque conoscere la lingua napoletana. Come faceva la festa. Speak in Italian first, then spicchio di limoni. E clean Italian, yes. Ah, ma fai bene. Guarda, anche io nell'ultimo periodo, anche io ho sempre parlato in italiano. Però poi, sai, prepararsi a voltare a destra. Pure io, ma alla fine mi rivolgo e parlo normalmente nella lingua di Dante, ovvero l'italiano. Però ogni tanto mi diverto anche con gli amici a fare qualche piccolo discorso nella lingua napoletana, perché tu sai che ci sono delle parole nella lingua italiana, nella lingua napoletana, che racchiudono un concetto e che non sempre è traducibile in italiano, o meglio avrebbe
diverse interpretazioni, però resterebbero sempre contestualizzate, quindi in base al contesto una parola può significare una cosa buona piuttosto che meno buona, e quindi mi sono imbattuto diverse volte a spiegare ad amici non partenopei, ma anche non italiani, che in una parola nella lingua napoletana si racchiude un concetto. E sono rimasti stupiti. Noi non ce ne accorgiamo, però la lingua napoletana è piena, piena, piena di vocaboli particolari. Alcuni definiscono dialetto, però forse ogni dialetto è un po' una lingua a sé. Tenersi a destra. La nostra lingua, amata lingua napoletana, ha vocaboli di provenienze linguistiche diverse, l'arabo, il francese, lo spagnolo, Uscire a destra. mi sa qualcosa pure di tedesco, francese l'ho detto, qualcosa pure di inglese, che ultimamente. E insomma, la lingua napoletana è ricca, 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 villa ricca. Oramai qua le uscite dagli incroci le faccio senza guardare più lo specchietto. Chissà che qualche giorno non acchiappo il muretto. Giambi, com'è la musica in sottofondo? È alta oppure si sente? Innanzitutto si sente, e se si sente è troppo alta, troppo bassa o va bene per te? Perché ho aumentato di una tacca e mezza il volume, ho aumentato il volume, quindi mi farebbe. Ok, perfetto. Quindi sì, è udibile, perfetto. L'importante è che la voce è sempre un po' più, si sente un po' più marcata, un po' più forte rispetto alla musica. Come ci sta una bella musichetta un po' da palestre. Vuol dire, ma quasi quasi vado a correre. E queste sono tutte le musiche che utilizzo nelle mie dirette, le puoi trovare anche, anzi le trovi sulla libreria dei suoni di YouTube. Quindi sono tutte canzoni che non sono protette dai diritti di copia e cerco di fare le cose in maniera originale un po' in generale. Infatti è per questo che la maggior parte di queste musiche sono sconosciute. Se per esempio hai un account YouTube, vai in YouTube Studio e poi nella parte a sinistra c'è la libreria dei suoni. Nello Taver no. Però dopo me lo vado a vedere di chi si tratta, anticipa qualcosina, tanto io poi mi vado a ripescare sempre, mi vado a rileggere la chat dopo la live e quindi mi vado a vedere i giochi o altre cose che mi consigliano durante la live. È uno streamer nello Taver o è un cantante musicista?
Ah, devo andare ad ascoltare un po' qualche canzone sua. Ma forse è andato, ma mi sa che forse è stato ospite a Radio Marte, nella trasmissione di Gianni Simioli, la Radiaz, se non mi sbaglio. Che saluto Gianni Simioli, Radio Marte e tutte le emittenti radio, che le ascolto tutte, tutte, tutte. E dove devo scaricare qua? Ah, indietro. Forse me ne hanno parlato, me ne ha parlato qualcun altro. E il nome non mi è nuovo. Dopo lo vado a vedere. Polaris, Polaris, Polaris. Ah, ok, più avanti, ecco. Stavo andando nel parcheggio là. Questa in coda. Ah, Polaris Line, ecco. Eccolo là. E le live le fa su Twitch, quindi, o su YouTube, che magari se mi capita qualche volta vedo pure di cosa si tratta, però mo dopo me lo vado a vedere un po'. Ok. Oh, perfetto. Allora, la live è il nostro appuntamento con il Turbo Star, l'appuntamento del martedì con il Turbo Star di Ralph Garage. Termina qui. L'appuntamento è per martedì prossimo. Se volete guardare questo video su YouTube, sarà disponibile giovedì a mezzogiorno. Poi se siete interessati ad acquistare il gioco Euro Truck Simulator 2, nella descrizione del video troverete diversi link, fra cui uno è quello per acquistare giochi scontati multipiattaforma fino a 70% di sconto. Poi troverete il link per visitare il sito internet di Ralph Garage, dal quale potrete scaricare le mod base, poi eventualmente acquistarne anche delle mod. E poi troverete i link per i miei canali social. Restate, per voi che state guardando questo video in replica, restate sintonizzati, perché al termine del video poi partirà la coda, la parte successiva della programmazione settimanale. E adesso passiamo. Ah, dimenticavo, ovviamente ringrazio tutti voi che mi avete guardato in replica e ringrazio tutti quanti voi che mi avete seguito in replica fino in questo momento. Mi auguro di potervi fare compagnia anche nelle prossime ore. Detto questo, adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. So, everyone, thank you so much for watching this video till right now. Thank you so much for company. I hope you have enjoyed my company
and you have enjoyed my live streaming. Please don't leave the live, because if you are watching this video in replay, you will watch the other video in program of this channel. So if you are interested to buy Euro Truck Simulator 2 or other games with lowered prices, you will find a couple of you will find a few links in the video description that are the link where you can buy this game and other games with lowered price up to 70%. Then you will find the link of the site of Ralph Garage, where you can download and buy the mods. You will find as well it Facebook page and my social media channel. You will watch this video on YouTube in replay on Thursday at 12 p.m. Thank you so much. Please again stand by, don't leave this channel. You will watch following after the other live stream. Thank you so much. Now I will talk to my French friends. I was forgetting that our rendezvous is for Tuesday of next week at the same time. And now I will talk to my French friends. Alors, merci beaucoup pour votre compagnie. Merci à vous que vous m'avez fait de la bonne compagnie jusqu'à maintenant. Notre rendez-vous avec le Turbostar Draft Garage pour le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine à la même heure. Si vous pardonnez-moi, la vidéo sera disponible le jeudi à midi sur la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, achetez le jeu, ce jeu, donc Euro Truck Simulator 2 ou autre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%. Vous allez trouver dans la description les liens pour acheter le jeu, les liens pour visiter le site internet de Ralph Garage, donc pour télécharger ou acheter la mod. Et puis vous allez trouver les liens pour visiter mes canaux social media. J'espère d'avoir dit tout. Restez, ne quittez pas la vidéo. À suivre, vous allez regarder les autres vidéos de mon canal. J'espère, je pense que j'ai dit tout. J'espère, voilà. Merci beaucoup à vous. J'espère que je vous ai fait de la très bonne compagnie. J'ai été en très 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 bonne compagnie avec vous. Et maintenant, je vais parler dans la langue napolitaine. Voilà, merci beaucoup. E allora, pure questa diretta è fornuta l'appuntamento per questo martedì con l'Iveco Turbo Star Raff Garage. Per oggi è fornuto l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre martedì a solita ora. Poi, per voi che state guardando questo video, coppa Twitch in replica o coppa YouTube, un video in coppa YouTube è disponibile un giorno a mezz'ora e vi metto la descrizione del video, vi metto tutti i link che vi potete accattare, io che ho scontato fino al 70%, quindi sparagnate una cosarella di sorte. Poi vi lascio un link al sito internet di Ralph Garage, dove vi potete scaricare la mod base gratuita o eventualmente accattate in mod e facilitate una mano a campo pure a Ralph Garage, che fa in modo alto livello. Un link per la pagina Facebook di Ralph Garage e il link di canale social media. Voglio vi chiedere solo una cortesia: quando fornisce questo video, per voi che state guardando questo video in replica, rimanete sintonizzati, perché va roppo parte un altro video.
E così io faccio compagnia tutta notte. E allora, mo, io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Vi ringrazio e poi, come al mio solito, mi concederò, ecco, con un saluto ben augurante in lingua napoletana. So, I hope now I will say you cheers in a good in Neapolitan. It is a good way to say you good luck. Thank you so much. Now, je vais vous saluer dans la langue napolitaine. Je vais vous dire au revoir dans une façon bien. Je vais dire au revoir en vous. Comment dire? Pardonnez-moi, je vais dire au revoir. En vous souhaitant de la bonne chance. Merci beaucoup. Thank you so much. Grazie mille a tutti. E state buone. Ciao.